È una fredda giornata di febbraio a Roè Volciano, in provincia di Brescia. Una donna viene casualmente fermata dai vigili per un controllo e, all'improvviso, si scopre che la macchina non era stata revisionata e la patente della donna era scaduta dal 2021. A quel punto, la donna fa ciò che avrebbe fatto ognuno di noi in una situazione del genere. Estrae una patente pezzotta firmata col sangue che attesta incontrovertibilmente che la donna sia in grado di guidare motoveicoli, autoveicoli, navi, aerei e affini. E poi c'è chi dice che le donne non sanno parcheggiare. Per concludere in bellezza, la donna si è identificata come eterna essenza e fonte di valore. Altro che a buone doti relazionali e attitudine al problem solving. Prendete spunti per il vostro CV. Come direbbe un frequentatore di pagine Facebook dal dubbio gusto di fronte ad un meme sfocato scritto in Comic Sans, fa ridere, ma fa anche riflettere. Anche perché non si tratta di un caso isolato di una signora amante del cocktail dei Vincenti, Tavernello più Montenegro, bensì di una partecipante di un gruppo complottista chiamata Noi è, Io sono. Noi è, Io sono è un movimento autodefinitosi l'unico popolo della Terra, la nuova governance, nonché la nazione custode del pianeta. Capiamo subito che, insomma, la modestia non gli manca. Se volessi sintetizzare il movimento Noi è, Io sono, potrei dirvi che si tratta di un gruppo di persone che rifiuta attivamente ogni autorità statale, evitando per quanto possibile di rispettare leggi e vincoli sociali. Che detta così può anche sembrare figo, magari a qualcuno suonerà anche simpatico, però mano a mano che ci addentreremo nella tana del bianconiglio, capirete che non è altro che l'ennesima emanazione di complottismo e frustrazione sociale. E quindi quale occasione migliore dell'Infiltrato, la serie che indaga i fenomeni più assurdi del web per conoscere meglio Noi è, Io sono, e lo facciamo come sempre, dall'interno, come una tenia, sperando che non sparino troppe cagate. Capita? Perché la tenia sta nell'intestino, Madonna, devo andare a Zelig, dove sei Claudio Bisio? Dunque, da dove cominciare? Direi che potremmo partire con l'attività che sembra essere quella principale analizzando la loro attività social. Voi direte, che ne so, attività politica oppure cercare di migliorare la condizione sociale degli iscritti? Poveri illusi. Cercare di tirar su quattrini. In ogni modo, il vil denaro, ma cosa serve, dico io? Carta straccia con cui ci controllano, cioè probabilmente cercano di raccoglierlo per eliminarlo dal sistema. La seconda preoccupazione del movimento è quella di cercare di darsi un tono. Hanno una pagina consegnate tutte le nazioni in cui il presunto movimento sarebbe attivo. Però sono tutti collegamenti che non funzionano. Pagine vuote. L'unica che va è la bandierina della Francia, che però ti porta o in un gruppo Telegram spopolato o in una singola triste landing page. Eppure loro parlano di 50 milioni di persone nel mondo che si stanno risvegliando. Recentemente chi si è occupato della cosa ne ha parlato come di una setta composta da 10.000 seguaci. Ora, di sicuro hanno un seguito niente male sui social, però sicuramente non hanno 10.000 seguaci. Basta vedere il seguito modesto che ricevono ad ogni pubblicazione o il numero di partecipanti ai loro raduni. Cioè, pure io ho 10.000 iscritti se consideriamo tutti i canali su cui mi trovate: YouTube, TikTok, Telegram, Instagram. Tra l'altro, va che gancio. Iscriviti subito! Però, cioè, mi guardo bene dall'invadere Buccinasco per conquistarla. Dubito che tutti i 10.000 mi seguirebbero in battaglia. E anche andando a vedere i vari presentatori, gli autori, quelli che pubblicano, sono sempre i soliti 10-12 che girano. Non che serva una laurea, per diventare autore. Cioè, ti basta seguire un video corso di 2 ore in cui ti spiegano come formattare un testo su Word. Quindi, a pelle, la prima sensazione che ho avuto io non è quella di una organizzazione strutturata con tanto seguito, ma piuttosto di, se possiamo chiamarla così, una setta con pochi iscritti ma molto radicalizzati. Secondo Noi è, Io sono, l'umanità è schiava dei poteri forti. E capirai che novità. Nella loro delirante narrativa, ogni bambino alla nascita viene sottratto ai genitori, diventando magicamente un bene controllato dagli Stati Uniti. Già, perché l'Italia non esiste. Dimenticati Garibaldi, la libertà, gli stati rinascimentali, cancella tutto. Siamo una corporazione di proprietà degli Stati Uniti. E come ogni gruppo complottista che si rispetti, prendono apertamente per il culo i loro iscritti, perché tanto sanno che non andranno ad approfondire o comunque non capiranno quello che loro scrivono. È già abbastanza imbarazzante dover precisare che si tratta di una minchiata, ma persino nel sito che linkano come prova di tutto, che ipersemplificando è un database di enti che intrattengono rapporti commerciali con gli Stati Uniti, c'è scritto chiaro e tondo che l'Italia è un governo
governo estero, non è scritto da nessuna parte che è un ente di proprietà degli Stati Uniti. E quindi niente, di fatto, partendo da questo assunto falso, disconoscono quella che loro chiamano Italy Republic Off, che sembra il nome del profilo OnlyFans di Mattarella, però di fatto è il nome con cui l'Italia è stata registrata su questo database, ma visto che hanno il livello di inglese di Renzi dopo tre litri di Chianti, non hanno capito che è semplicemente l'inverso di Republic of Italy. Io boh, hanno persino creato una dichiarazione di disonore all'Italia, come se l'Italia fregasse qualcosa dell'onore. Ed è scritta in viola, non perché avessero finito l'inchiostro, ma perché il nero è il colore delle persone giuridiche morte, mentre il viola è quello del chakra divino. E te lo spiegano in un sito scritto prevalentemente in nero. Questo è esattamente la perfetta sintesi delle contraddizioni presenti in questo gruppo che parla praticamente del niente. Vi starete chiedendo come un gruppo con delle premesse così assurde possa avere un tale seguito. Beh, è semplice, loro, è vero, pontificano dei massimi sistemi, ma stringi stringi, quello che promettono ai loro accoliti è molto più terreno. Esenzione del canone TV, cancellazione cessione del quinto, esonero pedaggio autostrade, niente multa ai parcheggi, niente multa scooter, basta pagare le bollette. Questi promettono alla gente che non pagheranno più nulla. Quando c'era il periodo Covid promettevano alla gente di poter girare senza mascherina. Insomma, avete capito, agli italiani piace fare il cazzo che gli pare e quindi questi ti promettono che puoi fare il cazzo che ti pare e quindi la gente abbocca all'amo e si fa fare il lavaggio del cervello. Non vuoi pagare i parcheggi? E che problema c'è? Ti stampi il lasciapassare universale. Va che è semplicissimo diventare un cittadino universale, eh? Ti basta una stampante. Ti stampi il tuo pass universale, ci sanguini un po' sopra ed è fatta. La cosa assurda è che te lo puoi proprio stampare come vuoi. Ti puoi scegliere il codice che vuoi, puoi sceglierti una nazione a caso, puoi chiamarti come ti pare. E secondo loro questo basterebbe per scansarti da tutti i doveri di cittadino italiano. Scusate, intendevo annullare tutti i contratti in frode in cui ti hanno incastrato i poteri forti. Raga, voi pensate che sia tutta un'enorme trollata, che io vi stia prendendo in giro, ma guardate questi come parlano dello Universal Pass. Non è solo un fatto materiale, ma prima di tutto spirituale di deprogrammazione energetica di una matrice invertita. L'intento è di risvegliare la nostra natura di essenza eterna, incarnata come scintilla di creazione in uomini, donne e bambini vivi e liberi. Ma cosa minchia vuol dire? Vi leggo la loro legge universale. Un capolavoro. Tutti gli uomini e le donne sono stati di corpo, sovrani di sé e hanno il diritto e il dovere di custodia e utilizzo libero ed equo di spazio, terra, luce, aria, acqua e risorse del pianeta. Tutti gli uomini sono... ancora, capito, sì, capito, due volte. Cioè, ma seriamente, ma riuscite a capire le implicazioni di un mondo del genere? Sarebbe governato dal caos e dalla prepotenza. Ognuno farebbe il cazzo che gli pare. A sto punto anch'io mi creo un mio stato e voi dovete sottostare alle mie regole. Ah, ovviamente non è che li ho definiti complottisti a caso, cioè... Chi è che vuoi che caschi in una cosa del genere? Ce le hanno tutte. La Matrix, gli orgoni, le energie spaziali, la medicina alternativa, la truffa energetica, i virus che non esistono, il sistema che ci censura. In pratica si sono fatti un giro sul mio canale, hanno visto cosa andava forte e ce l'hanno buttato dentro. Il tutto naturalmente condito dalle solite frasi motivazionali tipo questa. Ci hanno fregato quando da piccoli ci insegnavano a colorare dentro i margini. Mi hanno buttato tra le melanzane. E ne sono uscito caponata. E poi, in conclusione, io ci scherzo, ci rido, ma una volta che ci entri, questi ti fanno il lavaggio del cervello. A te e ai tuoi cari. Questi hanno già messo su un programma per crescere i bambini, con tutti i responsabili, i programmi, i materiali. E quindi niente, non mi stupirei se un giorno divenisse parte di un podcast di Pablo Trincia, perché le basi ci sono tutte. Quanto sono una droga i podcast di Pablo Trincia? Ma vado a refreshare per la 57esima volta la pagina dei podcast per vedere se è pubblicato. Ci vediamo dopo. E questo è tutto per oggi. Secondo me è una cosa di cui sentiremo parlare in futuro, in modo molto più approfondito, perché qualche casino prima o poi succederà. Spero che la puntata vi sia piaciuta, vi abbia interessato l'argomento. Nel caso vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un piace, un commento, esplorare i miei altri video. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!